Brembo presenta La Ferrari F310 è l'ultima monoposto disegnata da John Barnard, la prima Ferrari di Schumacher, ma soprattutto è la prima monoposto a montare un motore 10 cilindri. Abbandona il 12 cilindri e diventa un'esperienza completamente nuova per il team di Maranello. Esiste un aneddoto veramente divertente e interessante, perché abbiamo avuto nei nostri studi l'ingegner Lombardi, il papà del 12 cilindri, che ci ha raccontato che quando Schumacher provò la vettura precedente alla F310, provò il motore 12 cilindri e chiese, dopo il primo run di giri, se era davvero indispensabile togliere il 12 cilindri e passare al 10 cilindri, proprio per la straordinaria fruibilità della potenza, il sound, ma soprattutto quello che era la potenza di picco del 12 cilindri 3,5 litri della Ferrari. L'analisi tecnica di Crono GP Legends su una monoposto iconica, la Ferrari F310. Il 1996 rappresenta un nuovo punto di partenza per la scuderia di Maranello. Arriva il due volte campione del mondo Schumacher e viene messa in pista la nuova Ferrari F310, una vera e propria rottura col passato a partire dal motore. Un V10 cilindri di 3 litri con un anomalo angolo bancate di 75 gradi. Più corto rispetto al precedente V12, il propulsore 046 riduce peso, consumi carburante, dimensioni serbatoio e la lunghezza della scocca. Più compatti i radiatori acqua olio che, lavorando a 3.5 bar di pressione, alzano a 130 gradi la soglia di ebollizione dei liquidi. Rimane invariato lo schema sospensione push rod con ammortizzatori e barre di torsione che consentono di disegnare un cofano motore basso e continuo nelle forme a favore dell'aerodinamica posteriore. Nonostante le tante innovazioni, il nuovo motore è ancora carente nell'affidabilità e nel corso della stagione la F310 non si rivela pienamente all'altezza delle aspettative, riuscendo a colmare solo in parte il divario dei team di riferimento. Uno dei maggiori handicap di questa monoposto è l'eccessivo consumo delle coperture, che spesso ha condizionato il rendimento gara. John Barnard studia diverse soluzioni della sospensione anteriore, mantenendo invariato lo schema push rod a tre elementi. Vengono testate soluzioni di ammortizzatori olio-gas con tarature e curve di compressione ed estensione progressive senza ottenere miglioramenti. Variando le regolazioni dell'inerter, si cerca di controllare con maggiore precisione l'altezza da terra dell'anteriore. Giocando sulla rigidezza della barra antirollio, si corregge l'inclinazione in curva della cassa veicolo, sfruttando l'interazione con gli ammortizzatori collegati da bielle ai bilancieri. Le barre di torsione per irrigidire la sospensione sono state materia di lavoro per un'intera stagione, ma con risultati marginali in termini di prestazioni e deterioramento delle coperture. Il merito della F310 è di gettare solide basi che aprono un nuovo corso tecnico, riportando la Ferrari e Schumacher ad essere la squadra dominante nel decennio successivo.